i cristiani e i cattolici in Italia sono maturi da scegliere chi votare a prescindere dalle polemiche giornalistiche. Io sono l'ultimo dei buoni cristiani, non pretendo di essere modello per nessuno, cerco di applicare alla mia vita quotidiana, alla mia attività politica, i valori in cui credo, a partire dal concetto della vita, dall'inizio alla fine. I centri di aiuto alla vita, che sono più di 300 in Italia, sono una delle cose più belle che abbiamo. Penso che la famiglia sia un valore, le comunità locali, il volontariato, il terzo settore, la sussidiarietà, le scuole paritarie, la libertà di scelta educativa. Penso che alcune pratiche come l'utero in affitto debbano essere messe fuori legge a livello nazionale e internazionale. E poi rispetto a tutti quelli che non la pensano come me, mi spiace che perfino su un verbo come credere ci siano state settimane di polemiche, perché non è un'esclusiva di nessuno. Credere è la cosa più bella che soprattutto un ragazzo o una ragazza possano fare.